casa Cassandra. Allora, oggi praticamente faccio uno dei miei video preferiti che mi piace sempre guardare nei canali delle altre ragazze e che mi è stato richiesto da una di voi. Allora, sarebbe il What's in my bag, quindi 2018. Quest'oggi, nel frattempo c'è la bimba in sottofondo, vi mostro questa borsa che mi è stata regalata per Natale da mia madre, cioè dai miei, e che io adoro perché praticamente sembra una valigia. La borsa in questione sarebbe questa, in realtà non ha marchio, io cioè l'ho presa in una boutique della mia città e c'erano anche di diversi colori, però io ho preferito appunto questo colore qui. Ha i manici, come vedete, marroni, belli capelli, belli resistenti, e poi la tracolla che io adoro. Come vedete è gigantesca, però praticamente è comodissima perché ci entra il mondo. Allora ha questa cosina qui e poi la zip all'interno. Vediamo se riusciamo a vedere il contenuto gigantesco. Peschiamo random. Allora, io ho attaccato praticamente qui, che c'era in dotazione questa pochettina, ho attaccato appunto questa pochette perché è più comoda e io ci tengo appunto le chiavi di casa e le chiavi dei miei. Pescando random troviamo un pacco di fazzoletti, questo qui che praticamente è una pochettina dove io all'interno tengo il cavetto dell'iPhone e le cuffie. In realtà queste sono del Samsung vecchio che avevo, ma non trovo più quelle dell'iPhone. Dopodiché, pescando, c'è vabbè una cosina, un documento medico. Poi il portafoglio che ho cambiato, non ho più quello rosso di Carpisa, ma ho questo, è molto comodo, ci entra impossibile. Non vi sto qui a mostrare cosa c'è. Poi c'è una matita e questo quadernino che tengo appunto in borsa, se mi viene in mente qualcosa da appuntare lo tengo così. È molto... molto così appunto. Poi praticamente ho quest'altra pochettina con le rimanenze delle caramelle che prendo al lavoro. Ormai dovrei fare un po' di rifornimento, non c'è quasi più nulla. E poi sempre pescando un'altra penna, questa fucsia, se ho da appuntarmi sempre nel quadernino, però stavolta se sono frasi o comunque qualcosa di importante. Poi guanti che non uso quasi mai, avevo preso da H&M, la bimba ha buttato il cucchiaio, e hanno la particolarità di avere qua le copelle in modo tale che quando guido la macchina, quando la guido, mi risulta più comodo se ci dovesse essere freddo. Il contenuto di tutto quello che vi ho mostrato era all'interno di quest'altra pochette, sempre in dotazione della borsa, che ha la possibilità di mettere la tracolla e quindi ve la potete portare comodamente dietro. Poi pescando ho questa pochettina minuscola dove tengo tutte le medicine, cerotti, medicine che mi possono servire all'occorrenza, quindi la trovo davvero comodissima. Poi cosa trovo? Ah, buono, le mie orecchine che avevo buttato così in borsa, sono queste qui, che avevo preso l'anno scorso da Tally. Poi una mollettina che farà comodo. E poi ho finito, cioè non c'è così, non c'è niente qua all'interno. In questa pochette ho il mondo, cioè la pochette dove tengo di tutto e di più. Allora, ho inserito questo rossetto, questa tinta labbra della Kiko, è il numero 08, perché oggi sono vestita di rosa e quindi al lavoro metterò questa. Ho questa matita, chiamiamola matita, sì, di New York Color, così ce l'ho qui da 100 anni. Poi questa cosina qui, che sarebbe una cipria, diciamo, compatto, un po' di tinta compatto estivo, che uso nel momento in cui magari mi devo ritoccare il viso, e oppure lo specchietto. Nel sottofondo sentite Giulio Coniglio comunque. Poi questo igienizzante mani della Sien, che è fantastico. Questa è la seconda confezione che compro perché, a differenza della mucchina, si asciuga subito e l'odore mi piace moltissimo. Poi la crema mani, quella del Rocher. Un'altra confezione di medicine che dovrei mettere nell'altra pochette, lo faccio così non me lo dimentico. Poi
poi la tinta labbra della NYX, questa è la numero 25 Budapest, non mi ricordo di che linea. Ah, buono, un'altra cosa di medicine, ce la possiamo fare. Poi abbiamo questo rossetto della Yves Rocher, che è il numero 616 ed sarebbe il mio nude preferito. Questo sarebbe il colore, io vado pazza per questo colore perché è un rossetto morbidissimo che lascia le labbra idratate e dura abbastanza a lungo. E poi una limetta dell'Essence, questa gialla che avevo comprato una vita fa, e poi il Ventolin nel caso in cui mi dovesse venire l'asma, me la porto sempre appresso in questa pochette, e anche questa l'abbiamo svuotata. Rimetto tutto nel contenuto. E cosa volevo dirvi? Che quando esco per esempio fuori di casa con questa borsa, ho notato che non solo comunque è leggerissima, appunto riesco a mettere l'impossibile, ma riesco anche a inserire tutta una serie di cose che uso per la bambina, perché non mi porto dietro più la borsa quella cambi. Per intenderci, quando esco fuori di casa mi porto questa pochette dove c'è appunto pannoline, le salviettine quelle dell'Euroskin, e in questa confezione di plastica tengo questo che nel caso in cui appunto dovesse essere fuori mi secca, appoggiare la bambina magari nel fasciatoio o ovunque sia, e la metto qui. L'importante è che magari anche il culetto, perché non ci sta più lei qui dentro. Questa mi è stata regalata ed è la marca Uriage, che hanno tutta una linea di cose per bambini. Queste le porto nel caso in cui devo andare appunto fuori, che ne so, dal medico, o sto via mezzo pomeriggio. Adesso stiamo andando dai miei, quindi i miei hanno tutto lì e non ha senso portarmi dietro pure questo. Quindi abbiamo rimesso tutto il contenuto qua dentro, chiudo la pochette, cioè è comodissima perché cercavo una borsa leggera e questa lo è davvero. Spero che il video vi abbia tenuto compagnia. Iscrivetevi su Instagram, mi trovate come Home Cassandra. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e se vi è piaciuto il video vi invito a mettere un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!